A distanza di un anno dal fallimento, la fonderia Aveco di Martinsicuro potrebbe essere messa in vendita a 7 milioni di euro. E questa è la possibilità emersa durante la prima riunione del tavolo di crisi per l'azienda di Martinsicuro, fatta alla presenza dei sindacati, dell'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, del sindaco Massimo Vagnoni e del curatore fallimentare Massimo Mancinelli. Durante l'incontro il curatore fallimentare ha presentato il piano di liquidazione e sta preparando il bando per cercare possibili acquirenti. L'obiettivo è sia quello di trovare imprenditori interessati, ma anche prorogare gli ammortizzatori sociali. Per questo motivo sarà coinvolto il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante la riunione i sindacati hanno anche chiesto l'unificazione dei tavoli per l'Aveco di Martinsicuro e per l'ATR di Colonnella, entrambe fallite e con un possibile futuro nel settore dell'automotive. Mentre sul fronte della Betafens di Tortoreto è stata finalmente firmata la proposta avanzata nei giorni scorsi dalla proprietà alle sigle sindacali, e cioè quella di prolungare da 6 a 12 mesi i contratti di solidarietà previsti, così come chiedevano i lavoratori. Finalmente abbiamo trovato un accordo con l'azienda, siamo riusciti a portare il contratto di solidarietà che chiedevamo da tempo, spostandolo addirittura a giugno 2022, quindi il contratto di solidarietà partirà a luglio del 2021, a giugno del 2021 per finire a luglio 2022, quindi di fatto abbiamo buttato la palla in avanti di ben 14 mesi. Nel frattempo abbiamo fatto anche un accordo con l'azienda che si impegnerà ad integrare la differenza salariale dei lavoratori che rimarranno più a casa. È una vittoria di tutti i lavoratori, è una vittoria di tutta la società teramana, di tutta la società abruzzese, perché comunque siamo riusciti a salvare ben 100 posti di lavoro, oltre a non far delocalizzare l'azienda in Polonia, grazie ad un lavoro certosino fatto da tutti i sindacati, dalle parti sindacali, dai lavoratori e anche dalla regione Abruzzo. Ringraziamo anche l'assessore Quaresimale per l'impegno che ci ha messo da quando si è insediato. È una bellissima vittoria che comunque resterà negli annali storici del Teramano. Ci auspichiamo di far tornare ancora di più indietro la presiglia anche nel 2022, cercando di tamponare ancora di più, come abbiamo fatto, siamo riusciti a fare oggi, e per salvare definitivamente il sito di Tortoreto. Infine ad Ancarano i dipendenti della Elettro Picena Sud sono in stato di mobilitazione. Il contrasto tra i lavoratori e direzione aziendale ha fatto sì che le maestranze nell'ultima assemblea dello scorso 14 febbraio hanno deciso il blocco della flessibilità e degli straordinari e di altre iniziative, questo a seguito del mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale.